si è detto che bisogna avere il coraggio di cambiare, che cambiare è rischioso, per cambiare bisogna innovare, e sono tutti concetti che in qualche modo andremo a rivedere perché emergono con forza nel corso dell'indagine che è stata fatta. Io mi presento molto velocemente, mi chiamo Lorenzo Paoli, sono manager di strategia di Management Partners, che è una società di consulenza e di direzione per l'organizzazione aziendale, che opera da sempre in altri vari settori, anche nel contesto proprio di Italia, cioè specializzata, quindi è un settore che in qualche modo ci sentiamo di poter dire che conosciamo piuttosto bene. L'indagine è stata condotta sia attraverso le interviste dirette, sia attraverso le indagini professionali che è stato tornato indietro attraverso una visita. Vediamo se riesco a far funzionare la schema. Corrisponda a un incremento dell'online, quindi si pensa che i ricavi passeranno dalla carta all'online. Nulla di, diciamo, clamorosamente innovativo, può starci, abbastanza logico. Vediamo, quindi ricordiamoci i dati di prima, incrociamoli con quello che è, secondo la domanda, era qual è il mix dei ricavi, non più per tipologia di ricavo, ma in questo caso per fonte. Quindi il 66% dei ricavi ad oggi provengono dalla pubblicità, quindi dall'advertising, destinati a crescere con forza, sulla carta, nella visione prospettica tra i 5 anni, diciamo che prevale un filo più di ottimismo. Non è più prevista in forte contrazione e contrazione come oggi, ma c'è un pochettino maggiore equilibrio tra la contrazione e la stabilità. Non si scommette sulla carta, nel senso che non si crede che la carta crescerà o crescerà fortemente, però c'è un, diciamo, un moderato ottimismo. Il che è confermato anche se vediamo la stessa slide fatta per tipologia di fonte. Quindi ad oggi la pubblicità è prevista in forte calo, mentre gli eventi sono in forte crescita, sugli abbonamenti c'è una situazione un pochettino più di minor criticità rispetto alla pubblicità. Un domani gli eventi continueranno a crescere, però sulla pubblicità in qualche modo c'è un maggior ottimismo. Quindi le percentuali tra chi risponde che la pubblicità è liberando il web dalla carta, allora si può realmente apprezzare e sfruttare tutte quelle che sono le potenzialità del web. Intanto che il web è una rivista messa sull'online, lo sto utilizzando per il 5% delle sue potenzialità, a dir tanto. Anche perché il web, e basta, se uno avesse la possibilità di andare su e guardarli, lo capirebbe subito, perché tiene il tablet, si vedono proprio le luci azzurre che spuntano dal basso. Il web è questo, cioè vuol dire che io web ci cerco in modi diversi. Ognuno di noi ha le navigazioni, la segna, quindi la regista piuttosto che accedi con il login, news, la knowledge bank, quindi fondamentalmente dati, e poi la possibilità di segnarsi, quindi registrarsi per la ricezione delle newsletter. Che modello di business hanno? Allora, visto che ci sono i banner, quindi tutta la parte di advertising è garantita. Quindi, parte di pubblicità, ovviamente c'è anche da loro. Accanto alla pubblicità hanno un modello di business che è tipo pay-per-use, cioè se io voglio accedere ad una qualsiasi notizia nel sito, clicco, mi compare una finestrella che mi dice, guarda, mi spiace, ma io questo contenuto non te lo posso far vedere, perché per poterlo vedere, come dire, si parte tutti dai motori di ricerca. Qualsiasi navigazione tendenzialmente parte dal motore di ricerca, che poi in realtà è il motore di ricerca, perché ce n'è solo uno. Domani probabilmente, col fatto che l'utente sarà sempre più abituato a utilizzare internet, sarà sempre più dove trovare i dati di cui ha bisogno, può darsi che il motore di ricerca in qualche modo non sia più così fondamentale come oggi, ma diventi magari importante o molto importante. Quindi questa è un'interpretazione che avete dato voi che secondo me è assolutamente interessante. Quindi, il motore di ricerca, siamo tutti d'accordo che sono o molto importanti e fondamentali. Ma i siti vostri sono ottimizzati per essere ritrovati nel motore di ricerca? In realtà, cioè, la metà di voi, poco più, dice sì, la metà dice no. Che cosa vuol dire fare innovazione? Ah, mi è stato chiesto quali sono le priorità. E fare efficienza in questo contesto di mercato è assolutamente una priorità. Il massimo era 1, quindi un valore molto alto, 1,56, è fare efficienza. Ma innovare vuol dire innovare i prodotti, vuol dire innovare i modelli di business, vuol dire innovare i processi. E tutti voi, chi ha risposto al questionario, ha dato un valore in termini di importanza molto importante a queste tre innovazioni. Ma se io dico che è importante innovare i modelli di business, o innovare i processi, o i prodotti,
Sto dicendo che devo ribaltare l'azienda.